Come mai tante persone famose, importanti, e poi Lorenzo? Che c'entra Lorenzo? Lorenzo è un ragazzo Ma meraviglioso. non lo conosco, ma che cosa, che avete un progetto E assieme? organizzò una cosa anche per me, fu bravissimo Lorenzo. E poi canta bene, le cose che canta, le canta bene, quelle canta con le vive. Con il cuore. Capito? E non sento più cantare bene come lui, perché quelli che cantano ora, te lo dico, e sono cantastorie da strapazzo. Gli vanno in America a cantare, gli danno dietro il forcone a tutti, sai, perché ogni vanno là. Ma guarda, lei è un ragazzo intelligentissimo e poi c'è passione, perché nella vita per le cose ci vuole passione. E lui c'ha passione a fare questa cosa, sicché la fa bene, ma poi io l'ho sentito cantare e mi piace come canta. Però ti voglio dare qualche canzone che ancora non hai sentita nella Qualche mia. cosa nuova. Eh Ah, sì. scusate, questo è per caso l'elenco delle canzoni che È l'elenco lui ha delle canzoni scelto? che... Esatto. Non ritornare Ne ha a fatto circa, non ritornarmi, credere. anche vedo, Bene. l'avevo fatta per Di Matti, poi Di Matti non l'ha mai incisa, c'è l'orchestra di Nelson Riddle, sai, non Cioè, ritornare. una Ma si canzone sente. di Dean Martin va a Lorenzo, non ho capito. Cioè, Lorenzo canta una canzone di Dean Martin, Perché l'ho clamoroso. cantata io, la può cantare lui. Lui può cantare bene le canzoni che ho cantato io. Perché c'ha la voce bellina, bella, poi è vera. E non è come questi bischerelli che danno. Senti, li volevo raccontare come ci siamo conosciuti. Io scrissi una lettera a Narciso Parigi 3-4 anni fa, scrivendogli che ero un appassionato di canzoni di Spadaro, che le cantavo fin da bambino, mia nonna me le insegnava. Ricevetti una telefonata, era lui, guarda la lettera mi è andata dietro, la cassetta della posta non l'avevo letta, scusami, scusami, venni a trovarlo a casa 3-4 anni Siamo fa. diventati amici. Perché E lui mi fece... tanto l'amicizia o si fa subito le persone, non Esa, o so. non si fa, eh sì. E lui mi propose di ricantare queste canzoni. Ma poi è piaciuto a tutti, guarda, c'era gente lì, c'era anche i Burbi mi parlò tanto C'era bene. Stefano Burbi, sì. Ecco, ho piacere di questa cosa per Lorenzo. Io spero che Lorenzo faccia qualche cosa, faccia. Se gli diamo tutti una mano, Sergio è qui, io ci Sì, sono. Sergio, non lo so, lui è bravo. Oh Sergio, si può fare un disco con delle canzoni che ciò però sono incise, diciamo. Ci vorrebbe pure tanto I successi americani, per esempio, vorrei mettere Amore, Amore, Yesterday, Blues per i Shy, questa roba qui. Perché si rende materiale e si comincia a risentirlo questi tutto. dischi ne vendevo tanti, perché? Perché gli italiani non li compravano cantati in inglese. Così come la morte dicono che non esiste, me l'ha detto la Margherita, che non date, no perché lo dicano Fretina, mi disse, perché te lo dico io, perché me ne intendo più di loro. La morte non esiste, le cellule umane sono indistruttibili. Ora io a volte quando vado a letto la sera dico, se muoio vado a vedere la Fiorentina tutte le domeniche dopo. O no? Lo faccio male, e ritrovo i miei amici allora. Si può concludere con una frase tratta dalla canzone ricordando Edoardo Spadaro. Lui l'artista bravissimo in tutto, e io il giovane al primo debutto. Mi ricordo una sera d'estate nello stesso teatro del paese, lui l'artista bravissimo in tutto e io il Il giovane al giovane al primo primo debutto. punto. Caro Edoardo.